Ciao e benvenuti a tutti. Oggi vi voglio portare nella mia quotidianità. Per quanto riguarda la cucina ci siamo un po' adattati, nel senso che alcune scelte le devi fare per forza, del tipo utilizziamo, l'unica cosa ecco, un po' negativa che posso dire, utilizziamo un po' più scatolette, nel senso che anche i legumi cerchiamo, quelli che mangiamo li mangiamo prevalentemente in scatoletta. Come mi organizzo? Adesso vi faccio vedere una ricetta super veloce che utilizzo qua in camper, sia per fare il risotto, il riso, invece del riso freddo e anche l'acqua, noi andiamo a prenderla nel lavandino qua della zona dove abitiamo, quindi è diciamo del rubinetto, magari ne compriamo ogni tanto per cambiare un po' le bottiglie di acqua e tenerle pulite, però è comunque quella del rubinetto. Faccio questo metodo, invece di fare bollire il riso, anche se si potrebbe fare il riso ad assorbimento, quindi non so se conoscete questo metodo, ma è un tot per ogni cereale, un tot di, non lo so, tipo sparo una cosa, un bicchiere di riso e 2 bicchieri di acqua, è in assorbimento, si chiama questo metodo. L'ho messo nel mio libro Cucina con un euro, che te lo vado a far vedere perché mi sono portata tutti i miei libri qua. Mi sono portata tutti i miei libri perché poi faccio le ricette. In questo dovrebbe esserci, o comunque in uno che esce. Comunque qua ci sono tante ricette tipo questa. Però io preferisco fare in questo modo. Ecco. Questo è il dado che utilizzo vegetale, super vegetale. Metto mezzo cucchiaino. All'apparenza sembra che costi tanto questo dado qua, però poi alla fine ne utilizzi pochissimo, ma soprattutto non c'è glutammato e non ci sono porcherie chimiche, quindi preferisco metterne di meno, ma almeno usare questo. Metto un cucchiaio di origano, questo è l'origano, l'ho comperato anche di più di un cucchiaio. Compro di solito il chilo di origano e poi lo metto nei vasetti di vetro. Qui in camper cerco di utilizzare il meno possibile i vasetti di vetro, perché adesso che siamo stanziali e siamo fermi, non ci muoviamo, non c'è pericolo, ma quando ci muoviamo il vasetto di vetro è sempre un pericolo, se si rompe, si rompe. Poi io metto un po' di riso, non ne metto tanto perché io adesso sto facendo la schiscetta per Luciano, per domani il lavoro. Anche se siamo qui in camper, comunque non ho piacere che vada a mangiare in mensa e di conseguenza preferisco che mangi le cose che gli faccio io, super sane, vegetali. E adesso qui va a gas con la bombola di gas. Adesso accendiamo il fuoco e facciamo asciugare. Se ha bisogno di un po' di acqua, qui l'acqua ce l'abbiamo. Bastano anche 5 minuti, poi allora il riso non è cotto del tutto, però si è asciugato quasi tutto il pomodoro. Io spengo il gas, metto il coperchio e va avanti a cuocere. In questo modo noi abbiamo utilizzato una sola pentola, abbiamo sporcato una sola pentola, pochissimo gas perché pochissimi minuti, e intanto lui va a, il riso va avanti a cuocere da solo. Nel frattempo mi sono fatta un po' di caffè che aspettavo che si cuocesse. Io metterò anche dei semi di girasole, il pentolino ce l'ho qua di plastica, aspetto che il risotto
si è raffreddato, poi aggiungo i semi di girasole, lo metto nel contenitore, frigorifero, pronto per domani. E adesso io mi metto a lavorare. Questo adesso è il mio ufficio. No, guardate il casino, perché ieri sera è successo un pasticcio. Adesso giro la telecamera e te lo racconto. Ti racconto cosa è successo ieri sera. Il tubo dello scarico, allora io ieri ho lavato i piatti, eccetera, ho visto che il lavandino, il tubo dove scende l'acqua, non scendeva bene l'acqua. Io ci sto molto attenta, in casa sì, ma qui molto attenta, a raccogliere i piatti, pulirli bene, cioè che non ci siano le briciole, non ci siano pezzettini di verdura, non ci siano pezzettini di pane, che vadano dentro nello scarico perché poi lo otturano. E qui in camper, secondo me, nella mia totale ignoranza, secondo me le tubature sono molto più piccole rispetto a quelle di casa. Magari ho detto una sfondrata, magari invece ho detto giusto, non lo so, però si è otturato il tubo. Ah, ha sempre avuto un po' di problemucci questo tubo qua. Luciano però ha comprato una sonda, un qualcosa, non lo so, è andato al lobby, ha preso un qualcosa per sturare, è in dialetto sturare, comunque sgorgare il lavandino, e adesso non ho visto come si fa, perché allora, se lui arriva verso 5 e mezza, 20 alle 6, 17:30, 17:45, io inizio alle 17 al lavoro, quindi non ci becchiamo mai. Però ieri sera si è otturato ancora, ha fatto questa manovra, non so cosa sia successo, perché poi io ieri sera ho finito alle 11 e mezza, sono andata a casa, Luciano stava già dormendo, non l'ho disturbato, mi ha raccontato qualcosa stamattina, ma insomma eravamo molto addormentati, e quindi ho lasciato perdere. Si è allagato, è scesa quest'acqua qua, sotto il lavello non abbiamo le pentole, e quindi c'è casino in casa perché tutte queste pentole qua io stamattina ho dovuto risciacquarle e rilavarle, e non vuole che le rimetto sotto lì, perché stasera riguarda ancora il tubo di scarico, perché ieri pur avendolo sturato, ormai è bella questa, sturato, pur avendolo appunto pulito, dà ancora dei problemi. Allora io cosa faccio? Grazie ai miei amici felicini, chiedici se siamo felici, ci sono due interviste in questo canale di loro, e poi cercate nel loro canale, mi hanno insegnato, Sara mi ha insegnato a praticamente metti la ciotola nel lavandino o un catino nel lavandino e tu lavi i piatti in questo catino qua. Questo è per non far sì che i tubi di scarico si otturino, anche se pulisci bene non si otturano, o di non riempire la cisterna delle acque grigie, se magari sei libero e non sai dove andare. Qua, questa acqua qua, la possiamo buttare nei tombini, anche se non si può particolarmente. Io qui però non sono in libera, sono in un posto privato, dove vicino a me c'è un tombino dove noi buttiamo le acque grigie quando dobbiamo fare lo scarico. Abbiamo messo un tubo, Luciano ha messo un tubo dove svuotiamo le acque grigie. Vado a buttare questa acqua qua direttamente, là, così non si riempie la cisterna delle acque grigie. E magari Luciano lo deve fare una volta di meno, va magari solo l'acqua di quando ci facciamo la doccia, ci laviamo le mani. Oppure quando sono a casa, le acque grigie, non mi vergogno di dirlo perché sono a casa mia, in proprietà privata, quindi lo posso fare. Noi le acque grigie le scarichiamo nel giardino, nell'orto. Perché? Perché utilizziamo solo prodotti biologici. E vi garantisco al 100% che da ottobre, mi sembra, novembre, che abbiamo il camper, abbiamo sempre fatto così. Le nostre acque grigie ce le siamo, a parte una volta, ce le siamo perché eravamo in camping, in un'area attrezzata a pagamento. Per il resto siamo sempre andati, ce le siamo sempre portate a casa, abbiamo sempre innaffiato l'orto. E abbiamo le piante aromatiche, le nostre rose che sono meravigliose. Perché appunto utilizziamo tutti i prodotti biologici e non robe chimiche. Cosa che peraltro dovremmo anche fare a casa, oltretutto. Però qua a maggior ragione, qua si diventa un po' più ecologici. E quindi... questo è quello che è successo ieri sera. Non so l'umore di Luciano perché io ero al lavoro, e quindi non, se volete sapere dove lavoro, cosa faccio, c'è il video qua nel canale, e andate a vederlo. Molti potranno pensare come vi siete ridotti, invece di andare avanti andiamo indietro, perché comunque molte pratiche sono antiche, sono dei nostri nonni. Il bucato io lo faccio con il sapone di Marsiglia a mano. È vero anche che noi qui siamo molto fortunati, abbiamo l'acqua, e che non è cosa da poco. E ovviamente cerchiamo comunque di non sprecarla, perché siamo qui sì a casa di altre persone e non vogliamo fare i parassiti, nel senso che solo perché ci vengono donate queste cose, allora ci dà il permesso di usufruirne in quantità, tanto chi se ne frega, non le pago. Io non la penso così, io ho un affittacamere e vedo che la maggior parte delle persone fanno così, e non mi piace neanche un po', perché non è questione di pagare, non pagare, di gratis o non gratis, o di risorse o di non risorse, è una questione di
educazione personale e di conseguenza cerchiamo, sebbene abbiamo comunque la corrente, ci forniscono corrente, acqua e non ci manca niente, noi vogliamo vivere veramente molto minimal, il minimal che possiamo fare. Io con il bucato mi comporto in questo modo, nel senso che ogni 2 giorni più o meno faccio la lavatrice perché io ho le mie magliette del lavoro che ovviamente ogni giorno cambio, perché pensate a portare la pizza se uno non è piacevole, quindi tutti i giorni, ovviamente poi in questa stagione bisognerebbe cambiarsi, quindi tutti i giorni noi ci cambiamo, io e Luciano, almeno la maglietta, gli slip, un vestito, pantaloni, e di conseguenza sì, ogni 2 giorni facciamo la lavatrice, quando c'è Michela anche tutti i giorni, e semplicemente con acqua e sapone di Marsiglia biologico. Ho fatto la spesa prima di venire qui, è tutto biologico e quindi una volta alla settimana faccio la lavatrice a casa, perché io vado a casa 2 volte alla settimana per i miei gattini, a dar da mangiare ai miei gattini, e perché comunque io ho un'attività là da gestire, da controllare anche, insomma è bene che io mi faccia vedere ogni tanto, e quindi quando vado là comunque una lavatrice la faccio, nel senso che magari le cose piccoline, quando ci sono delle lenzuola, quando ci sono delle cose un po' più grandi, io aspetto, o magari tipo il giovedì smetto di lavare, non faccio più il bucato a mano, perché il sabato o la domenica vado a casa per fare la lavatrice. Per chi invece è nomade o comunque vive in camper con altre modalità, ci sono comunque le lavanderie. Perché io non ho scelto di andare in lavanderia e a lavare a mano, cercando comunque di utilizzare il meno acqua possibile? Perché prima di tutto qui dove sono io non esistono le lavanderie, devo comunque costantemente muovermi, è un posto di villeggiatura, c'è pieno di gente, c'è tanta gente e non conosco il posto, che non conosco il posto non importa, meglio, perché così imparerei e mi sveglierei fuori. Però comunque il discorso è che uno, mi devo muovere con la macchina, quindi consumo di carburante, consumo di tempo, poi comunque tra fare il bucato e l'asciugatrice, io penso qui in Italia, da quello che vedo quando vado a lavare i piumoni in lavanderia della fitta camere, i nostri, un 20 euro mi partono tutti, se no 20 euro, intanto 15 euro, ditemi voi nei commenti quanto costa da voi la lavanderia a gettoni, però più o meno è quella cifra lì, tenendo conto che comunque ti danno la corrente, puoi fare comunque una lavatrice da 6-8 kg, quindi per carità, ecco, però comunque i miei 15-20 euro li spenderei per ogni lavatrice, è vero che magari ne farei una alla settimana, cioè una a casa e una qua, e però devo costantemente muovermi. Il tempo che io spendo per muovermi è tanto rispetto a lavare a mano. L'acqua che io spenderei per fare il bucato è tanta, perché comunque una lavatrice comunque e soprattutto laverebbe con prodotti tossici. Io è una vita che non utilizzo più detergenti, detersivi tossici, quindi non mi va particolarmente, in più mi partono 15-20 euro più carburante. Quindi ci sono varie modalità, io ho scelto questa, noi abbiamo scelto questa, la corrente loro ce la danno, quindi noi utilizziamo la corrente per il frigorifero, per far andare il frigorifero, quello sì, per il resto, per il computer eccetera, cerchiamo di utilizzare la all power e utilizzare i pannelli solari, e quindi anche qua cerchiamo di sprecare, spendere il meno possibile. E molti penseranno che ci siamo ridotti veramente come gli antichi, no? Invece di andare avanti andiamo indietro, come ho detto all'inizio. Secondo me non è assolutamente così, è proprio una filosofia di vita, è risparmiare fino all'osso, è un vedere, scegliere, ma soprattutto vivere differenti stili, con lo stesso stile di vita minimalista, ma differenti vite. La vita in camper è molto più minimalista rispetto a una vita a casa. E io qui riesco a lavorare tranquillamente da casa, quindi io al mattino
faccio le mie cose, faccio da mangiare a Luciano, faccio da mangiare per noi, noi la sera lo mangiamo insieme e poi mi metto a lavorare al computer esattamente come a casa. Lavorare online è una delle cose pazzesche, lo puoi fare dove vuoi, quando vuoi, basta che hai una connessione internet. Lavorare da casa, io come sapete scrivo i miei libri, ho il canale YouTube, questo canale YouTube, ho l'altro canale YouTube Cucina con un euro, quindi comunque non ci siamo ridotti, io non mi sento di essermi ridotta, io sento di essere rinata.